E ciao a tutti voi e bentornati sulle memorie di Raziel con Fallout 4. Oggi vi devo mostrare una cosa, mappa. Mi trovo a casa della famiglia Rock, o Rook, che è a Salem, che è vicino al crater House, che è vicino al faro Kingsport. Praticamente sono andato un po' in giro, come potete vedere ho ampliato gli orizzonti della mappa e ho completato le missioni secondarie senza registrarle per salire un po' di livello, perché come potete vedere sono al livello 48, quasi 49, e i miei talenti, praticamente vediamoli così che si vede meglio, ho portato tutto il fanatico di armi a livello 4, armaiolo a livello 4, mi manca fabbro, ho portato a livello 4 anche scienza, così ho fatto delle modifiche alle armi, quelle là, ad energia. Poi ho portato comando e fuciliere a livello 2 e basta, se non erro, basta, perché poi cos'altro ho fatto? Nulla. Beh, i livelli sono quelli che sono. Perché vi dico questo? Perché praticamente adesso qui a casa della famiglia Rook ho fatto aspetta, vediamo se c'è intendi rovendi operazione. No, allora non so come vengono messi in ordine questi. Ho scoperto, no. Ah, ecco, guarda, incontra Barney nel suo bunker, devo fare. Praticamente c'era un tipo sul tetto di questa casa, lì, che ammazzava i Mirelurk. Mi è uscita la missione, uccidi 3 Mirelurk. Li ho uccisi e mi ha detto, vieni nel bunker, che parliamo nel bunker, senza che stiamo per le strade. Andiamo a trovarlo nel bunker. Il bunker, perché la... ecco. Scantinato, vabbè. Comunque, come avete visto, ho un fucile, eccolo, che vi faccio vedere. Questo qua, ispeziona. Come potete vedere, ho fatto il condensatore sovraccarico, il fucile, la canna da cecchino migliorata, ho fatto il calcio di compensazione al rinculo e il mirino reflex. Questo qui mi fa di danno 84, ma dà energia pure 84. Vabbè, non perdiamoci in chiacchiere, posiamo adesso sto fucile che poi ne parliamo. Incontriamo Barney. C'ho anche io il fucile uguale. Hai sbattuto la testa da piccolo oppure sei diventato così stupido col tempo? Che cazzo erano? Che c'è? Non hai mai visto un Mirelurk prima d'ora? Era per parlare. Devi avere avuto una vita agiata. I Mirelurk sono creature schifose che vivono nei pressi dell'acqua. Alcuni sembrano uomini pesce, altri grosse e brutte aragoste. Sì. Quelli là, i granchioni, sono dei figli di puttana difficili da uccidere per via della loro corazza. Ok. Fortunatamente la mia riba mi aiuta a sgusciare quei granchi. Non è vero, piccola? Sarà il fucile. Chi è riba? Parli della tua arma. Non è solo un'arma. È l'arma più avanzata. La migliore del Commonwealth. L'ho fatta con le mie mani. Oh, ma dove ho la testa? Le presentazioni. Baffone. Rook, comandante della milizia volontaria di Salem, al tuo servizio. Sono anche il quartiermastro, il sergente d'armi e lo scriba per gli incontri ufficiali. Sarà solo. Questa è Riva. Ma vi siete già incontrati quando ti ha salvato la vita? Sì. Siete soltanto voi due. Dove sono tutti gli altri? Non siamo sempre stati in due. Ora mi piacerebbe stare qui a chiacchierare tutto il giorno come due casalinghe, ma abbiamo del lavoro da fare. E con noi intendo te. Prima del tuo arrivo i Mirelurk erano per lo più tranquilli, e chi si agitava veniva prontamente eliminato dal mio sistema di torrette difensive. Ok. Poiché ultimamente la situazione era tranquilla, ho disattivato le torrette per risparmiare munizioni. Ovviamente bisogna riattivarle. Ok. E questa è la tua missione, soldato. Va bene. Io continuerò a reggere il fronte mentre tu riattiverai le torrette. E io cosa ci guadagno? Ascolta,
dirlo arriva, ma nel tempo libero sto lavorando su sua sorella. Sto pensando di chiamarla Rivalu, è sul re. Non sarà potente come la sorella maggiore, ma se mi aiuti sarà tua. Probabilmente Riva ne sarebbe comunque gelosa. Le torrette dovrebbero essere facili da trovare. Sono posizionate in alto, in punti strategici, lungo la città. Va bene. Ma fa attenzione. Con tutto il rumore che hai fatto, probabilmente hai risvegliato altri granchi e Meyerlurk. La città sarà piena di mostri. Va bene, ci sto che mi dia Riva 2, come ha chiamato lui. Ah, guardate, pistole e proiettili. Le armi balistiche infliggono permanentemente il 5% dei danni critici in più. Perfetto, prendiamola. Ah, poi ho trovato una marea di cose che non vi ho mostrato, vabbè. Prendiamo il più possibile, voglio, perché... Questo è messo abbastanza bene, come... Cacchio! No, questo glielo lascio, dai. Tranne le lampadine che c'è il rame dentro. No, no, no. Aspetta, aspetta. Ok. Va bene così. La caffettiera me la prendo, il fornelletto me lo prendo. Prendiamoci pure l'estintore, pure questo, pure questo. Razzo, prendiamocelo, va. Non spararmi. Cos'è sto? Ah, è una doccia. Ok. Va bene. Io direi, se non vuoi, sì. Ok, io direi, la lanterna, me la prendo, che c'è il petrolio. Bello. Bello. Ehi. Bravo. Allora, io direi di dare tutti i materiali a lui, così mi alleggerisco un bel po'. Non può trasportare altro. Può trasportare altro. 00000. Eh no, dai, SC, vabbè, dai. Facciamocelo sovraccarico, però facciamocelo sto livellino. Questa missioncina, ecco qua. È da un botto di tempo che non registro, voglio. Poi in questi giorni è uscito anche Hitman, ho la beta da provare, da caricare magari sul canale. Se vi interessa, ho comprato la full experience, non ho comprato il pacchetto di intro. Allora, devo dire che l'arma che ho adesso è molto 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 efficace. Comunque, prima ho visto due torre, eccole là, due sono là. Oh, ho detto che l'arma che ho comprato adesso è molto efficace, ma quando li prendo però, vabbè. Oh, è crepa. Ok. Ok, io direi di alleggerire il carico mangiando. Tipo. Vabbè. Quindi ha proprio la bistecca di Deathclaw consumato. Ma lì c'è qualcuno, sbaglio? Che lo hanno ucciso. Ok. Ok. Ma lo hanno ucciso, ma chi era? Predone sopravvissuto. No, allora. Fammi, spasso. Predone, quindi prendiamoci questo. Fibra di vetro. Ah, non c'è niente di che. Allora. Voi potete dirmi pure. Cacchio, sei già pesante di tuo e continua a prendere roba. Tanto, pesante per pesante, meglio farci le scorte, no? Ok, qui c'era tipo un mercatino. Cosa c'è? Ah, carote, Gran Turco. Oh, Sire, sta arrivando, dove sei? Non deve... Una è lì. Allora, l'altra è lì, però dobbiamo seguire, ok. Allora, facciamo una cosa, andiamo di qua. Sto guardando pure in giro, perché così magari se perdo di vista qualcosa riesco a recuperare. Allora, Fatman, signori, prendiamo tutto.
No, quello no, potevo anche non prenderlo. Beh, anche il whisky potevo non prenderlo. Vabbè, attiviamo questa torretta. Inserisci password. No, inserisci password. No, che cacchio fai? Inserisci password. Attiva torretta. Ok. E uno. Oh, non passa. Che cosa strana, vabbè. Adesso c'ho pure il Fatman che pesa un botto. Scusa, ma due sono lì. Ah, lì, guarda. Come ci arrivo? Vabbè. Andiamo ad attivare prima questo. Questo è un negozio di abiti. Mica male se vesto i miei coloni con questo. No? Ok, noi ripuliamo questo negozio di abiti. Allora, sposto di topi. Oltretutto tutti gli abiti puliti sono. Terminale, usiamolo. Inserisci password. Attiva la torretta. Ok. E questo è un altro. Poi. Ma è... purtroppo sono stanco già. Vabbè. Che cacchio fai? No, ma alzati. Voleva andare a messa lui, dai. Vabbè. Qui? Allora, qui praticamente questa chiesa serviva come giocheria, diciamo così, dei bimbi. Ah, una bara, però le ossa possono servire. Allora, qui c'è un... ok. Guardate qua, munizioni, mini nuke, terminale. Perfetto. Inserisci password, attiva torretta. Qui dovrei attivarne due. No. Una. Sono due, ma me l'ha calcolata per una. Va bene. E lì come vado? Come faccio a salire lì? Ah, uno è lì. E c'è un Mirelurk lì. Adesso sentite solo però va bene lo stesso. Triangolo, lampadina, non serve in plastica. Ah, il primo terminale è così non funzionante. Sale, eccolo qua, come si diceva. Sono qui sopra, voglio.
Guardate sta bomba. Figata. È una bomba nuca. No, no. Stai esagerando. Eccolo. Non si rompono, non posso prendere, vabbè. Non ci frega niente. Noi recuperiamo quello che ci serve a noi. Mina a tappi, ok. Strisci pasto, attiva torretta. Perfetto, l'altra torretta è sullo stesso edificio. Ma chi sparano? Ah, questo. E uno è andato. Vabbè, dopo andiamo ad ammazzarli. Devo capire come... Ah, di qua. Ok. Fai rapporto a Barney, va bene. Allora, vi faccio vedere anche un'altra arma. Questa. Di qua mi spezzo le caviglie. Allora, non saltiamo. Però se io andassi prima qua, poi qua, ce la faccio, ok. Vieni Dogmit. Barney è di là. Ma io avevo visto un... Eccolo là. Cadenza di fuoco pazzesca questo fucile. Capienza delle munizioni. Oh, Dogmit. Sposta. Dogmit. Allora, mi scuso ancora che sono pesante, però mi è capitata così all'improvviso come missione. Spostate. Qui si sale. Sì, non c'è niente, non c'è niente. Sì, fatta di sangue. Va bene, voglio. Andiamo a fare rapporto al tipo qua. Vediamo se... Oh no, aspetta, prendiamo questo però. Vediamo se ci dà la nostra ricompensa. Riva 2. Vabbè. Eccolo. Ce l'hai fatta, eh? Ah, sento la dolce musica delle mitragliatrici fin qui. Io e Riva stavamo per metterci a ballare. Nessun problema, Barney. È un piacere. È un piacere aiutarti. Riva e io lo apprezziamo molto. Non ti dimenticheremo. Ora, per quanto riguarda la ricompensa, eccoti la chiave della mia officina nel bunker. Riva 2 dovrebbe essere lì sul tavolo. Direi che te la sei guadagnata. Ora, se vuoi scusarmi, credo che oggi sia il giorno del tiro al bersaglio. La milizia volontaria. Perfetto, Agliu. Abbiamo raggiunto il livello. Eccolo là. Abbiamo raggiunto il livello 49. Abbiamo. Oh, io gli prendo un po' tutto questo.
Banca da lavoro per... Ok, questi qua. Preciso, voglio. Ok. Riba 2. Eccellente. Infligge 50% di danni in più contro Mirlur Kainset. Ma è un semplice fucile. Castello potente a 77. Prendiamo. Io farei. Farei una cosa. Cosa? Ok. Sposto. Andiamo a parlare con Preston. No, con Preston non ci devo parlare perché mi trovo qui per caso, quindi che cacchio dovevo fare? Niente. Allora, andiamo a Sanctuary e ci salutiamo là. Facciamo che... modifichiamo un attimo Riva 2. E vediamo come modificarla. Speriamo che sti caricamenti ci metta un po'. Eccolo qua. Quindi, mappa. Siamo qua, dobbiamo andare qua. Ok. Nanana. Ok. Allora. Crea. Fatman ce l'ho, quindi ricicliamolo. Riba 2, eccolo qua. Quindi castello potente, io direi calibro 50, facciamolo calibro 50, canna lunga leggera, precisione 1, io lascerei canna lunga leggera che mi dà un po' meno peso, diciamo. Poi calcio completo, facciamo calcio da tiratore scelto, ok. Caricatore rapido, facciamo grande rapido. Facciamo visione notturna, teniamoci visione notturna e mettiamoci un... Il silenziatore è bello però. Senza nulla, lasciamolo così. Nudo e crudo, quindi voglio... Ok. Perfetto. Abbiamo anche il nostro Riva 2. Possiamo salutarci qua. Abbiamo fatto la missione per Barney Rook. E niente. Ci vediamo al prossimo video. Ciao agliù. Alla prossima. Ciao.